Bentrovati amici di Stream Basket con la nuova stagione 2016-2017 che è stata presentata lunedì al Mediolanum Forum. Oggi andremo ad analizzare con il nostro collaboratore Cosimo Guerriero tutte le squadre della nuova stagione. Ciao Francesco. Ebbene, Cosimo, possiamo partire dalla neopromossa la Germani Basket Brescia che si appresta, diciamo, a questo campionato di Serie A con nuovi innesti, ma anche con un gruppo solido che riparte dallo scorso anno con Coach Diana in panchina, riconfermato a proposito per il nuovo anno cestistico. Sì, Brescia ha puntato molto sul nucleo italiano dell'anno scorso che ha portato energia ed esperienza necessaria per fare il salto di categoria. Ha preso anche buoni giocatori dal mercato estivo. Ha preso Luca Vitali, che è un play che fa la differenza nel campionato di Serie A se riesce ad avere un'integrità fisica per tutto l'arco della stagione. Ha preso anche Marcus Landry, ottimo lungo con esperienza sia in NBA che in Europa, soprattutto in Spagna e anche in Cina. Gli unici dubbi che vengono a proposito del Basket Brescia riguarda proprio la panchina che presenta Michele Vitali, Franco Busciati, Bruttini e Cittadini che sono giocatori di molta esperienza, ma bisogna vedere se riescono ad affrontare con autorevolezza l'impatto fisico con la Serie A, che è comunque importante. Bene, andiamo a vedere quindi la grafica del potenziale quintetto che verrà schierato proprio da coach Diana. E come possiamo vedere dalla grafica, abbiamo fatto un ipotetico quintetto con Vitali in cabina regia, Moore, Moss, Landry e Berggren. Cosimo, dove diciamo, possiamo collocare Brescia per un'ipotetica, diciamo, fine di stagione, dove si può piazzare? Brescia ha un ottimo quintetto, ma una panchina secondo me non all'altezza, quindi penso che la vedremo lottare per una salvezza tranquilla. Passiamo ora alla Fiat Torino che lo scorso anno si è salvata proprio in extremis nell'ultima giornata. Rispetto allo scorso anno questa squadra ha cambiato molto con gli unici superstiti che appunto sono il coach Frank Vitucci e l'ala DJ White. È proprio da questo che Torino vuole ripartire per cercare, diciamo, una stagione che vada oltre addirittura diciamo, alla metà classifica, bensì qualificandosi per i playoff, alzando notevolmente l'asticella rispetto allo scorso anno, che puntava comunque a salvarsi in un campionato ben più difficile. Cosimo, dove possiamo collocare Torino e quali sono secondo te gli aspetti positivi e negativi di questa squadra? Sì, c'è da dire che l'Auxilium Cus Torino è una squadra in ascesa dopo una stagione in cui si sono salvati a fatica, ma comunque avevano investito parecchio. Sono stati anche molto sfortunati con l'infortunio di White a inizio stagione, che ne ha pregiudicato un po' il cammino. Quest'anno hanno rivoluzionato la squadra ripartendo dallo stesso White e da Vitucci. E White stessa è una conferma importantissima. Hanno ingaggiato un giocatore d'esperienza un po' tuttofare come Deron Washington e un play d'esperienza come Chris Wright. Inoltre hanno ingaggiato anche un ottimo pacchetto italiani con Poeta, Mazzola e Ali Begovic l'anno scorso visto a Brescia. Bisogna vedere se quest'ultimo riuscirà a tenere l'impatto fisico della Serie A, però il talento di certo non manca. In base a ciò posso collocare Torino tra una salvezza tranquilla e i playoff tra la settima e l'ottava posizione. Bene, quindi andiamo a vedere in grafica l'ipotetico quintetto di coach Frank Vitucci. In cabina regia abbiamo Wright, mentre con diciamo, due spot di guardia e ala sono occupate da Hervey e Washington, l'ex Cremona.
mentre sotto le plance ci saranno Wilson e DJ White. Dalla panchina comunque ottimi innesti italiani di Alibegovic, Poeta e Mazzola che subentreranno al quintetto titolare. La passareggia Caserta, dopo alcune vicissitudini societarie in estate, è riuscita ad iscriversi al massimo campionato di Serie A. Qui Patroni Iavazzi ha riconfermato alcuni giocatori importanti come Cinciarini, Giuri e Gadfors, ma anche in panchina il coach Dall'Agnello, che proverà per il secondo anno di fila diciamo nell'impresa di riuscire a salvare questa squadra che da qualche anno prova alcune difficoltà all'interno del campo di gioco, ma anche con vicissitudini esterne come quelle societarie che hanno caratterizzato in questi anni la Juve Caserta. Cosimo, partendo dal roster, quali sono le novità dei bianconeri in questa stagione? Ripartono da un acquisto certamente importante che è quello di Edgar Sousa, che tuttavia ad alti livelli è sempre stato il sesto uomo o comunque non il leader principale della squadra in cui ha giocato. Quest'anno è chiamato ad essere il leader della squadra e ha tutte le caratteristiche necessarie per esserlo. È un play molto dinamico che ama avere molto la palla in mano, ma anche molto realizzatore. Sotto canestro vi è stato l'inserimento di Watt, che è sicuramente un ottimo innesto, e l'asse pick and roll Sousa-Watt darà certamente divertimento e soddisfazione ai casertani. Inoltre, nel ruolo di ala sono stati inseriti dei Bostic e Daryl Jackson, che sono dei giocatori comunque d'esperienza, con quest'ultimo che ha giocato a Roseto con una buona stagione da 15 punti di media, e lo stesso Bostic, che ha un curriculum di tutto rispetto in Europa. La panca è quella in cui vi è qualche dubbio in più, però certamente l'innesti di Gadefors e Giuri daranno sicuramente tanta energia e potranno far rifiatare in maniera ottimale il quintetto. E andiamo appunto in grafica a vedere quale sarà il quintetto dei bianconeri con Sosa in cabina di regia, diciamo potrebbe esserci il doppio playmaker con Sosa e Cinciarini, le ali saranno Bostic e Schiz, con Watt a lottare appunto sotto le plance. Dalla panchina comunque ottimi saranno gli innesti di Gadfors, Giuri, che appunto aiuteranno come lo scorso anno coach Sandro Dall'Agnello a dare sia caratteristiche tecniche ma anche mentali all'interno dello spogliatoio per la stagione prossima. Cosimo, dove possiamo piazzare Caserta in questa nuova stagione? Caserta, secondo me, ha una panchina che non è all'altezza del quintetto. Tuttavia, ha un ottimo quintetto, per questo la pongo come una salvezza tranquilla, ma potrebbe essere anche la mina vagante del campionato. La Betalan Capodorlando si appresta al suo terzo anno consecutivo in Serie A. Dopo la salvezza tranquilla lo scorso anno, grazie anche alle protezze di Botring, quest'anno si ritrova ad avere molte più scommesse con i vari giovani, tra cui la Quintana, Zoltan Pearl e Stojanovic, coadiuvati sempre diciamo, dall'esperienza del veterano Sandro Ničević, a cui si sono aggiunti i ritorni di Diner e Dominic Carci, che proveranno a far salvare appunto la squadra siciliana. Cosimo, il quintetto della Betaland si pone diciamo comunque tra squadre di media-bassa classifica con una panchina molto giovane. Sì, Capodorlando ha una squadra in prospettiva molto forte con tanti giovani come Tommaso Laquintana, Zoltan Pearl e lo stesso Stojanovic che in prospettiva sono molto forti, anche se c'è da dire forse ancora parecchio inesperti per il campionato di Serie A.
Capo d'Orlando ha provato in tutta l'estate a cercare di ottenere un centro di spessore, partendo da Cedric Simmons per arrivare a Dexter Pittman. Alla fine è arrivato Mario Delas, che è del 90 e ha già delle esperienze in Eurolega, ma di certo l'impatto che darà nella squadra non è lo stesso che avrebbe potuto dare un Dexter Pittman. Ottimo invece l'ingaggio di Dominic Carci, già visto a Capo d'Orlando, poi trasferitosi ad Ostende, dove ha dominato il campionato belga. La panchina presenta molti giovani, presenta anche però giocatori di esperienza come lo stesso Drake Diner e Sandro Nisevic, che sono comunque gli uomini ideali per far fare il definitivo salto di qualità ai giovani di Capo d'Orlando. E andiamo a vedere proprio in grafica quale potrebbe essere il quintetto ideale dei biancoazzurri, con Fittipaldo come playmaker, con le due guardie che saranno sicuramente Diner e Berzins, e sotto le plance con Dominic Carci e Mario Delas per concludere il quintetto. Cosimo, dove possiamo piazzare Capo d'Orlando nella stagione 2016-2017? Della Lega Basket. Vista l'età media molto bassa del quintetto, pongo Capo d'Orlando in lotta per la salvezza. La Consultivest Pesaro ha affidato la squadra alle mani sapienti, diciamo, di coach Piero Bucchi, che dopo comunque le buone stagioni a Brindisi riapproda in terra marchigiana. Ottime anche, diciamo, ottimo l'investimento appunto del patron dei biancorossi che nonostante negli anni passati la squadra non abbia portato ottimi risultati, quest'anno sembra voglia far fare appunto quel salto di qualità che a Pesaro aspettano da tanto tempo. Non è riuscita la conferma di Austin Day, che lo scorso anno ha letteralmente preso in mano la squadra da solo, salvandola con varie giornate d'anticipo, però la squadra rispetto all'anno scorso anno, che era stata affidata ad un 5 più 5, ovvero 5 italiani più 5 extracomunitari, l'assetto è cambiato con il 3 più 4 più 5. Cosimo, questa squadra cosa avrà di nuovo e quali saranno i suoi potenziali? Sì, c'è da dire che Pesaro ha cercato di avviare un progetto più interessante degli anni precedenti, forte anche del rinnovo dello sponsor Consultinvest, che ha garantito un impegno crescente per i prossimi 3 anni. Quest'anno ha deciso di affidarsi al 3 più 4 più 5, quindi abbandonando un po' l'idea di prendere molti americani rookie, ma affidarsi anche a giocatori europei d'esperienza. E tra questi rientrano sicuramente Jasaitis e Zavakas, che sono giocatori molto tecnici e molto in là con l'età, che possono dare una mano anche ai più giovani della squadra, tra cui. Tra i più interessanti ritroviamo sicuramente Marcus Thornton e Landry Innoko, che sono molto giovani ma molto promettenti, soprattutto con il lungo che, forte della sua altezza di 208 cm, dei suoi chili, 111 kg, può essere la vera rivelazione del campionato. Ottima anche la conferma nel settore degli italiani di Marco Ceron e una panchina comunque molto giovane, ma che con gli innesti degli europei può crescere tanto. E diciamo, andiamo a vedere proprio in grafica il quintetto della Consultinvest con Thornton in cabina di regia, Fields, Jasaitis, Zavakas e Noko. Cosimo, dove possiamo porre la Consultinvest Pesaro in un potenziale ranking della Serie A? Pesaro la pongo in una salvezza tranquilla. Pallacanestro Cantù si affaccia a questo nuovo campionato con il nuovo coach Curtinaitis e nuove sorprese dal punto di vista del mercato estivo. Questa squadra infatti è un'incognita
aperta, poiché comunque potrebbe essere una mina vagante all'interno della stagione. Alcuni addetti ai lavori la posizionano con una possibile qualificazione certa ai playoff, mentre altri addirittura con pareri più contrastanti addirittura dicono che potrebbe essere una squadra fallimentare nel corso dell'anno. Cosimo, il team lombardo, diciamo, si appresta a questo nuovo anno dopo la scorsa stagione non certo entusiasmante proprio in Serie A. Come vedi questo nuovo team con i nuovi innesti approdati in estate? Sì, Cantù ha avuto un'estate molto travagliata, anche con gli affari giudiziari che hanno coinvolto Gerasimenko, con il riassetto societario e anche dello staff tecnico. Ha composto la squadra in tarda estate a causa della lunga trattativa che ha portato l'allenatore Kurtinaitis, che è di certo un grande allenatore d'esperienza e che potrà dare una grossa mano a Cantù per la qualificazione ai playoff. Il quintetto di Cantù è un quintetto di tutto rispetto, un quintetto con grande esperienza europea che vanta molti giocatori che hanno giocato l'Euroliga, tra cui anche il veterano Tremel Darden, la guardia Fran Pilevic e il play Dodel. A questi si aggiungono dalla panca Karinauskas, che sarà il vice di Dodel, e anche con Marco Laganà, che avrà qualche responsabilità in più. Di certo è una squadra che, per quanto riguarda il quintetto, è da playoff, ma è anche vero che è una squadra molto corta. Inoltre bisogna vedere sempre se Kurtinaitis riuscirà ad amalgamare il gruppo fatto da giocatori che sono molto importanti, e quindi sarà difficile far coesistere tanti giocatori importanti all'interno del quintetto. E andiamo a vedere proprio in grafica quale sarà il quintetto di Coach Kurtinaitis. Vediamo Dudel in cabina di regia con Pilepic, Darden, la conferma importante di Joajoa Johnson sotto le plance e il neoacquisto Geni Laval. Passiamo ora all'Enel Brindisi, una squadra che con l'addio di Piero Bucchi ha rivoluzionato l'assetto sia societario ma anche all'interno del roster. Difatti, proprio ad inizio estate c'è stata la conferma del nuovo allenatore Meo Sacchetti, che lo scorso anno era stato esonerato a stagione in corso da Sassari. Una squadra rivoluzionata del tutto, con giocatori che appunto sono sotto l'idea, diciamo, del coach Sacchetti, ma che potrà avere, diciamo, i pro e i contro del caso. Cosimo, con questa rivoluzione, Brindisi, secondo te potrà avere un ruolo importante all'interno del nuovo campionato? Brindisi è una squadra fatta di scommesse. Oltre alla riconferma di Duran Scott, che sarà chiamato quest'anno ad essere leader dell'Enel Brindisi, sono stati inseriti dei giocatori interessanti come AJ English, Nick Moore e sotto canestro Carter e Agbalis. Sarà una squadra che farà del proprio gioco la transizione e il tiro da tre, come Meo ci ha abituati a Sassari. Bisognerà vedere se la panchina riuscirà a supportare adeguatamente il quintetto. E da questo punto di vista Chris Joseph potrebbe essere un buon innesto, e se il quintetto riuscirà a confermarsi, anche essendo molto inesperto. Infatti AJ English e Nick Moore, su tutti, sono giocatori molto promettenti, ma comunque ancora abbastanza giovani. Brindisi potrebbe essere tanto l'outsider del campionato, tanto quanto una delusione. E andiamo a vedere proprio in grafica il quintetto ipotetico di Meo Sacchetti con Moore, English, Scott, Mbaye e Carter sotto le plance. L'open job Metis Varese cercherà di riconfermarsi come lo scorso anno mina vagante del campionato. Infatti la squadra di coach Moretti per poco non ha conquistato la qualificazione ai playoff dopo essersi qualificata nella Final Four di Europa Cup.
Quest'anno invece sarà protagonista in Champions League nei preliminari dove appunto affronterà il Benfica e all'interno di questo roster abbiamo alcune novità, oltre comunque all'esperienza dei veterani come Kangur, Cavaliero o Bulleri. Cosimo, dove può arrivare la squadra di Coach Moretti nella nuova stagione? Varese quest'anno è una squadra molto interessante e profonda, costruita per partecipare alle due competizioni, sia Champions League che campionato. Presenta delle incognite a livello proprio di salute fisica, con Maynor che è un play molto forte ma anche molto fragile, così come l'ala Christian Kangur. Ottima la riconferma del pacchetto italiani, con Ferrero, Cavaliero e l'aggiunta dello stesso Bulleri oltre a Luca Campani. E, se la guardia Melvin Johnson e Anosike si confermeranno su buoni livelli, Varese potrebbe tranquillamente ambire ai playoff. E andiamo a vedere appunto in grafica il quintetto dell'Open Job Metis con Maynor in cabina di regia, Johnson e Yenga, Kangur e il neoacquisto Anosike sotto le plance. Dove possiamo collocare Varese in un probabile ranking? Varese la metterei tra il settimo e l'ottavo posto. L'Aquila Basket Trento invece ha cambiato molto rispetto allo scorso anno, difatti le pesanti partenze di Pascolo, Wright, Lockett o Dominic Sutton sicuramente si faranno sentire nel corso del campionato. Ha però comunque firmato nuovi giocatori che saranno delle vere e proprie scommesse. Infatti, Cosimo, molti di questi si approcciano comunque per la prima volta nel campionato italiano. Quindi, dove la squadra di coach Buscaglia può ambire nella prossima Sì, stagione? Trento comunque rispetto all'anno scorso, come hai già detto, ne esce ridimensionata con la perdita di tre giocatori importanti come Wright, Sutton e Lockett. Tuttavia ha comunque ingaggiato dei giocatori interessanti, giocatori meno individuali ma più di sistema rispetto allo scorso anno, con gli innesti di João Betinho Gomes, David Lighty e il play Aaron Craft, che sarà il play titolare, alle sue prime esperienze in un campionato europeo, dopo aver fatto molto bene in NCAA e al primo campionato europeo in Ungheria, dove ha vinto il titolo nazionale. Bisognerà vedere Boscaglia a che impronta darà questo gioco, che sarà molto più sistematico e molto meno individuale. Molta esperienza verrà data anche a Diego Flaccadori, che è chiamato alla stagione della consacrazione. E andiamo a vedere proprio in grafica quale sarà il potenziale quintetto con Kraft come playmaker, Lighty, Gomez, Baldi Rossi e Jefferson. Cosimo, dove possiamo inserire l'Aquila Basket Trento? Trento la metto in quel gruppone che lotta per le ultime posizioni dei playoff insieme a Brindisi, Cantù e Varese. Sassari proverà a essere, diciamo, l'anti-Milano nel corso della prossima stagione, dopo che nella passata, diciamo, è stato più o meno un flop con coach Meo Sacchetti esonerato proprio la stagione in corso e poi la squadra affidata successivamente a Pasquini, che era l'assistant coach. Lo stesso Pasquini rimarrà anche quest'anno come allenatore dei Sardi. E qui, diciamo, ci sono molte novità con una squadra molto lunga e profonda che affronterà oltre al campionato di Serie A anche la Champions League. Cosmo, dunque, quindi la squadra sassarese potrà essere davvero l'anti-Milano in questa stagione. La carta certamente lo è, ha un roster molto profondo e con giocatori con grande esperienza europea. Troviamo come play Johnson Odom, molto più realizzatore che play ma comunque molto forte. Troviamo in ala Josh Carter, che ex Siena ha giocato a buoni livelli anche in Euroliga. Troviamo Trevor Lacy, che l'anno scorso è stato un po' la rivelazione del campionato,
a Pesaro e sotto canestro troviamo un mix di atletismo ed esperienza con Savanovic, che ha un pedigree di alto livello in Europa, e Gabriello Lasemi, che è un giovane molto promettente e molto atletico, oltre ad avere inoltre Sassari una panchina molto profonda e con il pacchetto italiano il confermato in toto. E andiamo a vedere proprio in grafica quale sarà il quintetto ideale di coach Pasquini con Johnson Odom in cabina di regia, Trevor Lacy, Josh Carter, Savanovic e Olasemi. Sassari, quindi, dove possiamo ritrovarla all'interno di un power ranking ideale? Sassari la metto nelle prime tre dopo l'ottima stagione dello scorso anno con Coach Esposito, che realizzò quasi un miracolo classificandosi nelle posizioni alte del campionato, quest'anno comunque si ritrova a dover affrontare la nuova stagione con tante incognite ed alcuni problemi. Difatti, nonostante comunque abbia riconfermato il suo play, Ronald Moore play, diciamo, fiore all'occhiello proprio di Coach Esposito, la squadra si ritrova comunque con roster, diciamo, non all'altezza, forse di poter ripetere una stagione come quella appena passata. Quindi Cosimo, diciamo che forse Pistoia potrebbe essere idealmente fuori anche dalla lotta per i playoff. Pistoia esce dall'anno scorso in maniera notevolmente ridimensionata, perdendo giocatori del calibro di Preston Woods e Alex Kirk, che sono stati veri trascinatori lo scorso anno di Pistoia, insieme a Clay, Ronald Moore, che invece è rimasto anche quest'anno. Presenta molte scommesse, alcune però molto interessanti, ad esempio l'ala Terran Petri, che è molto promettente, ha giocato molto bene e il centro Nathan Booth, che avrà l'arduo compito di sostituire Alex Kirk. Inoltre dalla panca escono molti italiani ormai di esperienza del campionato italiano, tra cui Tonno ed Eric Lombardi, che sono chiamati a dare un apporto notevole alla squadra per cercare di ritenerla ad alti livelli. Andiamo a vedere quindi in grafica l'ideale quintetto di Coach Esposito con Ronald Moore in cabina di regia, Hawkins, Pettaway e sotto le plance Thornton e Butt. Dunque Cosmo, dove possiamo collocare Pistoia in una futura, diciamo, classifica della Serie A? Pistoia la colloco al centro classifica con una salvezza tranquilla. Si appresta questo nuovo anno sportivo con la riconferma di Coach Pancotto che proverà a riportare proprio la squadra lombarda tra le prime 8 classificate. Sarà un'ardua ipotesi, poiché comunque la squadra è stata ridimensionata rispetto allo scorso anno con, diciamo, solo Turner e Biliga, che appunto saranno sicuramente due nomi importanti che partiranno in quintetto nella nuova stagione. Cosmo, quindi sarà difficile ripetersi rispetto allo scorso anno per i ragazzi di Coach Pancotto. Sì, Cremona ha confermato comunque tutto il pacchetto italiano, costituito anche da Gaspardo, Gnani e Biliga, che sono molto interessanti, e ha inserito dei giocatori che sulla carta non sono male, come Tupalo nella cabina di regia e Tashaun Thomas come ala grande. Tuttavia, la vedo una squadra profondamente ridimensionata anche per la perdita di Tyus McGee, che è andato a Venezia, e sarà molto più difficile quest'anno ripetersi, ma con Pancotto si sa tutto possibile. Andiamo a vedere quindi in grafica il quintetto ideale di Coach Pancotto con Callaway in cabina di regia, Turner come guardia, Omar Thomas in posto di ala piccola e l'altro Thomas come ala grande e Biliga come centro titolare. Cosmo, dove possiamo piazzare quindi questa nuova Vanoli Cremona? Piazzo anche Cremona con una salvezza tranquilla al centro. Manarair Venezia
si approccia al nuovo anno cestistico con la conferma di Walter De Raffaele in panchina e con tante novità nel roster. Molte dette ai lavori, appunto, collocano Chiusura Venezia come tra le favorite, tra le prime quattro posizioni. Cosimo, secondo te la squadra veneta può davvero essere un antagonista delle, diciamo, delle maggiori squadre, delle squadre più forti del campionato di Serie A? Certamente può confermarsi ad alti livelli, presenta un roster completo in tutti i reparti, con la cabina di regia formata da Michael Sainz e Ariel Filloi, uno più realizzatore, l'altro più ragionatore, in guardia con Thais McGee e Stefano Tonut, chiamato a una stagione importante, e anche in ala con Bramos, con tutta la sua esperienza europea, e il centro molto atletico Higgins. Presenta inoltre la solita panchina molto compatta, con Ortner, Vigiano e Res pronti a dare una mano anche in termini. E andiamo a vedere proprio in grafica quale potrebbe essere il quintetto ideale schierato, con Marcus Sainz in cabina di regia e il giovane Tonut, Bramos, Peric e Higgins come centro titolare. Cosmo, quindi dove possiamo collocare la squadra della Laguna all'interno della classifica della Serie A? Venezia la piazzo tra le prime 5 posizioni. A Silica Savellino, che dopo l'ottima stagione dello scorso anno con Sacripanti cerca di riconfermarsi per la prossima stagione. Molti innesti dal punto di vista degli americani, con appunto i tre rookie che andranno ad inserirsi all'interno di un roster comunque già collaudato con Lunen, Ragland e Green. Cosmo, come vedi il futuro prossimo questa nuova squadra della Scatola? Che ha confermato i suoi veterani principali, che sarebbero Lunen, Green e Ragland, e ha portato molta più freschezza e atleticismo rispetto allo scorso anno. Quest'anno si è puntato più su una questione di freschezza fisica che su una questione tecnica, come dimostrano i tagli di Veikkalas e Aker e gli inserimenti di Retino Basoan Levi Randolph. È una squadra che quindi probabilmente cambierà il proprio gioco, tenterà molto più di attaccare il canestro che di tirare da fuori. Prevedo comunque Avellino tra le primissime posizioni nel momento in cui i lunghi garantiranno insomma l'apporto che si spetta da loro. E andiamo a vedere proprio in grafica quale potrebbe essere il quintetto ideale schierato da coach Sacripanti, con Ragland in cabina di regia, Randolph e Thomas, e sotto le plance Lunen e così. Ora andiamo ad analizzare appunto la pallacanestro reggiana, che con coach Menetti vorrà sempre riportare questa squadra con molti italiani all'interno del suo roster nelle posizioni più alte di classifica. Notevoli comunque le perdite di Kaukenas e Labinovic, che l'anno scorso hanno comunque con la loro esperienza hanno garantito un accesso alla finale per i biancorossi, che quest'anno appunto non faranno parte più del roster per i loro ritiri. Cosmo, dove può arrivare questa squadra e se si riuscirà a riconfermare come lo scorso anno in finale di playoff? Reggio presenta una squadra leggermente ridimensionata rispetto allo scorso anno, con la perdita dei veterani Kaukenas, Lavrinovic e Berenico. Tuttavia ha inserito giocatori comunque di esperienza come Delroy James e Savalesic sotto canestro, oltre all'arrivo di Riccardo Cervi, che è comunque una presenza importante. C'è da dire che anche Reggio quest'anno non disputerà Coppa Europea, quindi potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato, e prevedo Reggio come la vera antagonista dell'Olimpia Milano. E andiamo a vedere proprio in grafica quale sarà l'ipotetico quintetto di coach Menetti,
con Gentile Playmaker della Valle, Aradori, Polonara da 4 e il neoacquisto nel ritorno di Riccardo Cerri. L'Olimpia Milano si appresta a questa nuova stagione con un'ottima annata terminata proprio in quel di giugno e con la nuova stagione che si è aperta con la Supercoppa italiana vinta davanti ai propri tifosi al Forum lo scorso 25 settembre. Proli e Portaluppi hanno cercato appunto di disegnare proprio il roster biancorosso più che per forse la Serie A, per un'ipotetica Final Four che a Milano manca da molto tempo in Euroliga. Cosmo, quindi Milano, oltre che ad essere forse la favorita alla vittoria finale dello scudetto, secondo te può ambire a qualcosa di più importante in ambito europeo? Certo, Milano presenta un roster davvero copertissimo in tutti i ruoli, basti nominare le presenze in cabina di regia con giocatori dallo spessore di Mantas Kalnietis, Ricky Hickman e Andrea Cincerini. Presenta inoltre altri ottimi giocatori come Bruno Simon, che è davvero un lusso per il campionato italiano, e anche nello spot di ala piccola presenta due giocatori come Zoran Dragic e Alessandro Gentile. Stesso dicasi per il ruolo di ala grande e centro, in cui presentano gente dal calibro di McLean, Sanders e soprattutto Miroslav Radulica. Repeja, in ogni caso, quest'anno ha voluto evitare di comprare, di far acquistare un centro di riserva, ma di sfruttare molto come 5 McLean, scelta che si vedrà se in Euroliga pagherà o meno. Interessanti anche gli acquisti di molti italiani da parte di Milano, su tutti Fontecchio, Abbas e La Torre, che saranno certamente la Milano del futuro. Quindi disegnare un ipotetico quintetto di coach Repeja, viste comunque le numerose presenze e l'alternarsi sicuramente dei giocatori nei due campionati. Quindi secondo te, Cosmo, quale potrebbe essere un quintetto ideale schierato da coach Repeja? Quintetto ideale direi di Hickman, Bruno Simon, Zoran Dragic, McLean e Radu. E con questo è tutto, un saluto a tutti gli amici di Stream Basket e ci rivedremo la settimana prossima con nuove puntate e nuovi appuntamenti del basket italiano, sempre sulla web di Stream Basket e sul sito streambasket.com. Arrivederci a tutti.